Sul sul amici, nuovo episodio di The Sims, vita da Sims, anzi della Legacy, la sfida dell'eredità. Siamo quindi, come avrete già intuito da soli, siamo di nuovo con Arianna, Dean e la piccola Anna, che è ancora una neonata perché non sono andata avanti. L'unica cosa che ho fatto è averli rifatto la casa, o meglio, la casa l'ho presa dalla galleria scaricata. Però io ho rifatto completamente l'interno. Ecco, questo albero l'ho lasciato spostato, mi dava noia nella visuale quando facevo i lavori d'arredamento. Ecco, l'interno l'ho cambiato completamente. Comunque, vi faccio vedere un attimo. Qui c'è il giardino con l'angolino per l'orto. Ho dovuto vendere tutto perché veramente sono rimasta con 259 simoleon, non ho niente in pratica. Comunque, questo è l'esterno, molto carina questa casa. Qui c'è l'ingresso, ci muoviamo un po' a passo di lumaca, mi rendo conto. L'ingresso, dove entriamo nella cucina, una piccola cucina, mobili scaricati, sì, un sacco di decori per renderla più realistica, il tavolino con il seggiolone per quando la piccola crescerà, una scritta, l'attaccapanni. Poi qua abbiamo un mobiletto, la sciatola per il cane, dell'aspirapolvere, e qui abbiamo appeso le foto del matrimonio. Gli ho fatto un servizio fotografico praticamente, cioè sono meravigliosi, li amo veramente. E praticamente per farle, ve lo spiego per trasparenza, praticamente ho creato una simma col trucco del CAS, direttamente nell'unità familiare, una simma totalmente a caso, che ovviamente non mi ha portato per questo nessun simoleon. Gli ho fatto fare la fotografa mentre loro si mettevano in posa, e poi niente, l'ho eliminata semplicemente dal gioco, dalla gestione dei quartieri, delle famiglie. Comunque qui abbiamo Dean insieme ad Hunter, matrimonio, adoro le foto dei simmi in casa. Comunque, andando avanti, troviamo questa porta d'arco, e si va in questo piccolissimo disimpegno. Girando di qua c'è una stanza che al momento è vuota, a parte questa libreria che non mi entrava nella cameretta di Anna, dove poi ci sarà la camera della seconda bimba. Andando, questo è l'arco della cucina, quindi andando qua in questa porta si entra in camera di Dean e di Arianna, un armadio con degli abiti, un cassettone, qualche cosa sparso, uno specchio, la camera, il letto con delle cianfrusaglie sopra, una foto e la foto del loro matrimonio, un bacio. Mi piaceva metterlo uno proprio sopra la testata del letto. Usciamo da camera di Arianna e Dean. Questa porta si va nel bagno, molto piccolo e funzionale. Accappatoi, lavandino, asciugamano, specchio, box doccia, servizi. Usciamo, che tanto non c'è niente di che. Qui si va nell'altra cameretta dove c'è la piccola Anna. Come potete notare, la camera l'ho arredata così, un po' chiccosa. Ciao piccolina, vediamoti meglio. C'è anche il vasino, tutto pronto per quando sarà più grande. Uscendo dalla camera, troviamo questa porta e andiamo in salotto piccolo, con questo angolo adibito a scrivania, col computer, stereo, questo mobile. E poi qua c'è il camino, il diploma ce la faccio a dirlo, di Arianna, divano, televisione, Game Boy, PlayStation, che vabbè, o Xbox, quel che è, per Dean. E sopra altre foto di Dean e Arianna. Sono veramente carinissimi, li adoro. Ok, direi che possiamo entrare nel vivo. A lei non credo manchi tanto a passare l'età, comunque, perché i bebè sono sempre molto veloci nel passare l'età.
Intanto nutriamola, facciamo dei versetti, coccoliamola. Meraviglioso, l'attestato di nascita con le impronte dei piedini è fantastico. Oh, lui dov'è? Sto lodando, sai che puoi fare tu? Potresti andare a fare... Ah, ma vi avevo mandato? Non mi ricordavo mica che l'avevo mandato. Ah sì, per toglierlo di casa l'avevo mandato a fare jogging con lui. Giusto. Volevo continuare l'addestramento e riportare, quindi tornate verso casa. Ce la fai a tornare a casa con lui? Lo devi sguinzagliare, sguinzaglia, dai. Torna a casa. E poi quando sei a casa lo chiami. Una pallina. Questa vale. Insegna a riportare. Lei chi la sta chiamando? Ah, Kira. Vorrebbe venire da te. È stanca lei adesso, però va bene, dai. Diciamole di sì. Perché la piccola Anna ancora triste? Cosa hai, piccolina? Viene papà da te. Fai una faccia buffa. Calma. Coccola. Culla. Certo, le avevo detto di riportare il cane, ma insomma. Ed ecco Kira, vabbè, andiamo dalla bimba appena ha fatto. Ah, lei è entrata e basta. Dove sta andando? Ah, sta andando a vedere la sua figlioccia. Ecco, una foto con lei, potevamo anche scattarcela in effetti, quindi intanto tu cambiati, togliti l'abiti. Mettiti questi. Salutala mentre papà, il papà, barzelletta toc toc e scattate una foto insieme. Ma perché piangi ancora? Cos'hai? Che sta facendo lui? Fatti prendere... Dai, sta parlando con la sua amica, non puoi... essere geloso dell'amica. Beh, vabbè. Noi ci facciamo comunque una foto. Io le faccio tutte perché tanto vengano con le gnomi o con le dita, cose del genere. Infatti, vedi due. Questa potremmo metterla qui. Aggiungiamo anche la cornice, il resto le vendiamo. Se queste rane fossero pronte ad accoppiarsi, no, peccato, però con lui. Tante volte, perché qui c'è veramente bisogno di soldi, sì, perfetto. Vai. Io a lei volevo farle fare un pochino di yoga. Sono le 5. Fai centratore energetico. Tu occupati della bimba, dai. Che piange di continuo. Io non so cosa ha Anna, ma piange di continuo. Forse pensa di essere buono, non lo so. È a disagio perché ha fame e ha sonno. Sapete cosa? Da cena oggi la prepara lui. E ci fa una bella grigliata mentre lei manca poco ribalta. Bistecca costa troppo, facciamo le cose che costi meno. Vai, facciamo un kebab. No, basta, io non ti sopporto più, picco. Cioè, piangi, prima o poi ti calmerai. E che devo fare? I suoi genitori devono avere una vita. Non so cosa abbia, cioè, giuro, non ho idea di cosa abbia. Chiama a tavola. Sta finendo lo yoga. Perché non vanno d'accordo loro due? Dai, no, devi andare d'accordo con lei.
Ora, non t'azzardare a essere flirtante con lui, perché potrei strozzarti. Non esiste. Niente, posso coprirla solo con Arianna e non mi sembra proprio il caso. Questo riponimelo per favore. Tu sei andato a mangiare in casa. Proviamo a vedere se riusciamo a calmare sta bambina, che non la sopporto veramente più. Ha mangiato, ha dormito, è pulita, cosa vuole? Ah, le luci automatiche. Tu abbraccia e lamentati dei problemi e poi mandala a cacciare. Intanto chiacchiera con lei, vai. Nabakuzin? Oh, Queen! Brapnut, Mom. Perché c'è un cuore? Ascolta la domanda di Kira. Ragazzi, che vuol dire? Oh, Jace! Qual è la domanda di Kira? No, ascolta la domanda di Kira, voglio sapere qual è questa domanda. Ok. Cioè, è ancora triste, veramente. Vai a dormire intanto. Nutriamola col biberon. Bene, vattene. Puoi andare? Ok, non se ne va. Se ne andrà prima o poi, ragazzi. Ma vi siete incantati qui? Dov'è Hunter? A cacciare. E come fa? Braccio no, ormai. Vattene. No, vabbè, diciamole di andare via, allora. Questa non se ne va. Ancora piange, non la sopporto più, sta bambina. È adorabile fin quando non piange così. Cambia il pannolino, che dov'è? È pulito. No, basta, ti prego, Anna, smettila. Io vado a letto dopo, che te lo dico, se smetti di piangere bene, altrimenti piangi, ti addormenterai per sfinimento. Dai, dormi, il regalo lo pigli domani. Cosa c'è che non va? Ok, lui non riesce a passare di là. Probabilmente è perché questa casa, questa camera è un po' piccolina, in effetti. Mi sa che questi figliano troppo spazio. Facciamo così. Ce la faccio? Sì. Allora, Arianna si è svegliata e vi giuro la bambina è tutta la notte che sta piangendo, tutta la notte. Non si è zittita un solo secondo. Canta sotto la doccia, a questo punto facciamoci le cose con calma, la bambina tanto piange random, è inutile che ci stiamo ad ammazzare per starle dietro, facciamo anche una faccia buffa, calmiamo la coccola, la culla, dondola, no, non posso più fare altro, neanche troppo. Buongiorno mister, madonna, questa camera è vuotissima così, non mi piace, troppo vuota, grande e vuota, dovremmo fare qualcosa. Estirpa le erbacce. Estirpa le erbacce. C'è anche qualcosa da far evolvere. Sì. Questa. Ma la sentite che piange? Continuamente, ragazze, non so più che inventarmi. Vediamo se funziona ora. Dai, stai con la mamma, ti dà un
Lei ti allatta, ti fa versetti, ti parla e poi veramente non vedo l'ora che arrivi il segno che sta crescendo perché non la sopporto veramente più. Rosa, sono qui. Vabbè, cura il giardino. Beh, guardate, continua. Continua, non c'è modo. Critica qualcosa. Ok, critichiamo qualcosa, possiamo criticare, non lo so, questo, vai, critica il tuo portapenne. Ok, io direi che oggi seguo lei. Eccoci qua. No, è il compleanno di Dean. Cavolo, ecco questa non la volevo. Non la volevo che fosse già il suo compleanno. Prima del suo compleanno cerchiamo di avere un figlio. Ora, questi ve li levo io, dai, sono buona. Ma lei non passa d'età, quanto ci vuole? Bob ne dici? Passata l'età! Ed è anche abbastanza orrenda di sta così. Ora la vediamo meglio, ragazzi. Ok, la bimba è uscita fuori accattivante. E loro dovrebbero aver provato ad avere un figlio. Vediamo lei se è rimasta incinta. Tu potresti anche, anzi, devo comprarle. La bambina sta tutto sommato bene, sono le 8. Potresti darle da mangiare. Dai il cibo ad Anna. Giusto, hai ragione. Biscotti, dai. E riempiamo anche lo shuttle ad Hunter. Si mangia per due. E poi Arianna è di nuovo incinta. Presto riempiremo anche questa piccola cameretta. Chiacchiera con Dean, condividi la notizia. Lui è contento, meno male. E anche tu mangia però tesoro. Prendi gli avanzi. La luce, non ho messo le luci, raga. Ho dimenticato le luci perché scordo sempre le luci. Mia simile fa sempre vivere al buio. Neanche fossero dei vampiri, cioè. Vabbè. E, no, qual è quello che costa meno? Di 70, quindi deve essere almeno 70. No, questo è proprio giù, che è una meraviglia. No, terrificante. No, questa non si è una pippola. Questa mi piace, però potrei metterla in salotto. Visto che nemmeno qui c'è la luce. In camera la uso per tutte le stanze. In bagno metterei un applique. La meno cara è questa, 30 simoleon, quindi almeno 30 simoleon. E ti pareva che a me piacesse in queste o queste. Ah, ok. Non fanno una grande luce queste però. Qualcosa che fa un po' più luce, ragazzi? No, questo non mi piace. Queste ne sono un po' più di bagno, dai. Vai. Va bene così. La bambina qui nessuno la mette. Cioè, se no lei come mangia, scusate. Tu, ma no, quanto siete agitati, siediti. Tu devi mangiare, no. Tu
abbraccia il cane, lodalo. Sai che potresti fare venire qui e farmi una bella foto alla bambina. No, mi sto speso un botto di soldi per comprare. Dai, vai qui. Vieni qui. Scatta una foto. Fermati! Basta parlare con lei. Fammi la foto. Ok. Dov'è? No, cavolo. No, così questa inquadratura qui non mi piace. Niente. Gliela faremo in un altro momento. Prova amore. Poi. Tu. Facciamo una bella cosa. Le abbracci affettuosamente. E leggi per farla addormentare. Cos'è con alimentare? Tra mezzi. Ah, l'ha presa il padre. Ripulisci. Non le ho messo il cestino ovviamente. Oh, amore, che meraviglia che siete. Dai, poi domani ci occupiamo un po' di te. E tu dormi, ma non da questa parte, la sua parte è qui, il tuo lato è questo. Ormai non vedevo più l'ora di allenarmi. La settimana scorsa ho fatto gli esercizi per le gambe, lo sanno tutti che le gambe non vanno mai saltate. Ho solo bisogno di un assistente. Sono le 11, Kira. No, mi dispiace. Lei deve occuparsi della sua piccola stella. Oh, amore, l'adoro con questo cappellino. Però ti prego, ora non piangere come quando eri neonata, perché... Quante scommesse che il prossimo nascitore è un'altra femmina? Cioè, veramente... Ok, lei dorme. Quindi saluta, dai un bacio alla tua bambina. Ah, non gliel'hai dato? Ok. Di solito li bacio. Vabbè. Ci vediamo domattina, ragazzi. Ok, lui è sveglio. Potevo allora prendergli un qualcosa, però... Vabbè, il cane sta dormendo. Potrebbe andare a fare jogging da solo. Bevi succo energetico. E lui come va al lavoro? Bene, da lezioni di forma fisica. È che è una rogna dare queste lezioni di... di forma fisica, jogging energico. Entra a lavorare oggi? Sì, alle 7, sono le 5 e mezza, fa jogging, dai, ci rientra. Seguiamo lui, tanto a casa dormono tutti. Ok, bravissimo. Oh, si è svegliata Arianna. Buongiorno, Stella. Ma non hai bisogno neanche della doccia, fondamentalmente. Neanche di andare in bagno, non hai bisogno di niente. Prima di andare al lavoro, rimbocca le coperte da piccola. Tu cos'hai? Hai bisogno di andare in bagno. Vai in bagno. Ecco, ho scordato fuori il coso del cane. Ok, estirpa le erbacce. Tu vai al lavoro oggi? No. Meglio così ci occupiamo un po' della piccola. Tu non dovevi andare a lavoro? Ti ho detto di rimboccare le coperte alla tua figlia. Ah. Devi andare al lavoro. Vai al lavoro subito. Ho bisogno di soldi. Ok, insegniamola a parlare. Oh, guardatela. Che faccine deliziose. No, tu non puoi insegnarmi a parlare? Infatti, la mamma ti insegna. Ma tu non vai al lavoro? Ma cosa fai ancora qua? No, vabbè, ragazzi, oggi ce l'hanno con me.
Vai al lavoro subito, immediatamente. Qual è il problema? Ah, ma vedete, dopo 2 ore e mezzo si è deciso. Lavora sodo. E lui è sporchissimo, quindi laviamo anche Hunter. Lei è la nausea mattutina, piccola. Poi, te come stai? Stai bene. Faccio il bagno ad Hunter, poi ti insegno, ti do da mangiare e ti insegno a usare il vasino. Perché sei triste? Stanchezza delle parole per aver cercato di imparare a parlare. Perché ce ne sono così tante? Ora basta parlare. Ma no! Trascurata per un genitore assente. Allora, lei desidera assieme che vuole con Dean. Vabbè. Balla al ritmo della musica. Vabbè. Mettiamogli musica da bambini. Radio bambini. Non accendi, però ora aiuto con il ballo, sua mamma sta... Un attimo. Dai, laviamo Hunter e ti aiutiamo con il ballo. C'è anche il mercato delle pulci. Sollevamento pericoloso. Dean nota in un palestra un simile all'aria smagrita che si sforza di sollevare sulla panca un peso davvero notevole. Deve intervenire. Aiuta subito, aspetta e vedi che succede. Dean, secondo me, lo aiuterebbe. Sì, Dean lo aiuta. Dean corre per aiutarla, per aiutare. Ma il sollevatore è molto esasperato per essere stato interrotto e gli grida contro. Il capo di Dean interviene e ricorda al Sim che non è mai una buona idea sollevare pesi senza un assistente. Aumenta il rendimento, piccolo, perfetto. No, Kira, non vengo ora al mercatino del pulci. In ballo. Balliamo con la nostra piccolina. Però volevo occuparmi di lui anche. Porta la clinica veterinaria. Che cosa ha fatto? Perché? Vabbè, non so cosa ha fatto il nostro cucciolo, però mi è uscito fuori porta la clinica veterinaria, quindi registriamo Hunter per curare la malattia. No. No. Facciamogli subito una anzi. Volevo confortarlo ora perché mi dispiace, conforta Hunter. No, cucciolo, starei bene, ti assicuro. Amichevole, azzuffiamoci, dai, nel frattempo che aspettiamo. Lui è furente. Ah, perché gli hanno urlato contro? Perché qualcuno dovrebbe urlare contro Dean quando cerca di aiutare? Perché? Indignazione. Lei ha pure fame. Prepariamo del caffè. Compriamo anche delle barrette del benessere. Oh, stanno curando Hunter? Sì, vai qui subito, 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 subito. Terapia costosa perché per Hunter non badiamo a spese. Dai anche un dolcetto. Perché il mio nostro cucciolo deve essere lodalo, è stato bravissimo. Parla con. Promosso a culturista professionista. Dean è stato promosso a culturista professionista. Guadagnerà 10 simoleoni in più all'ora, per un totale di 57. Anche ricevuto 330 simoleoni di bonus, la macchina di allenamento, esercizi zen e nuovi abiti. Prossimo turno alle 7. Quindi l'orario non cambia. Ok ragazzi, direi che torno a casa e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Se vi è piaciuto
questa puntata mettete like e commentate come al solito, vi invito sempre a farlo, se vi va di iscrivervi anche al canale per essere aggiornati. E niente, buona giornata, buona serata a seconda dell'orario in cui state guardando questo video e alla prossima. Subsul!